E bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In primo piano la cronaca. Nel Potentino, incidente stradale, a perdere la vita un uomo di 25 anni. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di apertura. Una giovane vita spezzata sulle strade lucane, triste teatro dell'accaduto, la strada statale 598 al chilometro 73 nei pressi del comune di Missanello. Ad intervenire i vigili del fuoco di Potenza, una Fiat Panda guidata da una 25enne si è ribaltata per causa in corso di accertamento, purtroppo con un tragico epilogo per il conducente. I vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto all'estrazione del conducente incastrato nell'automobile, utilizzando cesoie e divaricatori, alla messa in sicurezza del veicolo al fine di prevenire il rischio di incendi. La Will Basilicata sottolinea di come si tratti ancora una volta di incidente mortale in itinere, vale a dire per raggiungere il posto di lavoro. Il ragazzo, un operaio, stava raggiungendo infatti il centro Oli Total di Tempa Rossa. Purtroppo, fa notare il segretario generale Vincenzo Tortorelli, le nostre strade sono a rischio continuo, specie la Potenza Melfi, la Fondovalle dell'Agri, la Basentana. Paolo Troccola, l'operaio classe 66 originario di Deliceto nel Foggiano, trovato senza vita in un appartamento in provincia di Piacenza, potrebbe essere stato colpito a morte dal coinquilino e collega di lavoro. Un 21enne foggiano raggiunto da un fermo di indiziato di delitto per omicidio. A trovare il corpo della vittima era stato un altro operaio, anch'egli della provincia di Foggia, che condivideva lo stesso appartamento. Tutti e tre erano impiegati nella stessa ditta specializzata nella manutenzione delle strade. Il ragazzo accusato di aver colpito a morte il collega, i carabinieri al sostituto procuratore che coordina le indagini, avrebbe risposto alle domande, fornito la sua versione dei fatti e raccontato la serata. Nelle prossime ore il fermo dovrà essere convalidato. E ora parliamo di economia, la zona economica speciale al centro di un convegno tenutosi nell'ambito del premio letterario di Basilicata. Sentiamo i dettagli. Anche l'economia al centro del premio letterario di Basilicata di Moliterno, con il convegno sulla ZES del Mezzogiorno a cura di Adriano Giannola, presidente della Svimez. Oggetto del focus, le opportunità e le criticità della nuova politica di sviluppo rappresentata dalla ZES unica per il Mezzogiorno. C'è un'esenzione, dice Giannola, del 30% dei contributi sociali per le aziende, ma è un'opportunità che già esiste, non è una novità. C'è il vantaggio, aggiunge, del credito d'imposta per gli investimenti oltre i 200.000 euro. Questo è oggettivamente, sottolinea, un elemento positivo, ma deve essere legato alla capacità attrattiva dei porti, sulla quale cosa ci sono alcune problematiche. Per cui fondamentalmente il giudizio in toto, fa capire, rimane sospeso. Io più che una ZES la chiamerei zona economica sud e non zona economica speciale, perché le zone economiche speciali hanno dei caratteri che sono necessari per essere speciali, che sono legati soprattutto alla capacità dei privilegi doganali che rendono attrattive certe realtà, i porti, per i loro retroporti, per instaurare attività produttive con capacità poi di usare i prodotti del retroterra per l'esportazione o per riesportare quello che si importa in esenzione doganale. Di questo la ZES unica non ha nessuna caratteristica, perché le caratteristiche dovrebbero averle i porti, che sono le 8 ZES vecchio stampo che abbiamo. Quindi, fino a che non si capisce bene qual è la relazione tra le 8 ZES, gli 8 porti del Mezzogiorno e questa ZES unica che deve interagire in qualche modo, io sospenderei il giudizio, nel senso che può essere una cosa che potenzia le attuali potenzialità di questi porti, oppure qualcosa che mortifica quella che era la missione che a questi porti era stata assegnata. Comunità energetiche rinnovabili e bonus gas per i non metanizzati. Novità su questi fronti annunciate dall'assessore regionale della Basilicata, Cosimo Latronico. È ormai di prossima pubblicazione il bando per incentivare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nei comuni lucani, che possono diventare strumenti innovativi di governo del territorio, il cui sviluppo potrà essere esteso anche alla più generale gestione dei beni comuni o di ulteriori servizi pubblici locali. Lo ha detto l'assessore all'ambiente, energia e territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Moliterno alla tavola rotonda La transizione ecologica ed energetica per lo sviluppo delle aree montane tra Agenda 2030 e nuovi modelli di governance nell'ambito del premio letterario
Regio Basilicata. Le stesse CER, ha concluso Latronico, possono attivare proprio in questi piccoli laboratori della transizione energetica un nuovo indotto economico e un nuovo mercato del lavoro. C'è il grande tema delle comunità energetiche, la Basilicata può essere un modello da questo punto di vista, ogni comune dei 131, soprattutto quelli piccoli ovviamente, potranno costituire delle comunità energetiche, cioè mettere insieme le comunità per combattere la povertà energetica, ed è uno strumento giuridicamente valido anche per fare altri scambi, oggi l'energia, domani altri servizi. E la Basilicata, la regione, si accinge nei prossimi giorni a varare un bando che sostiene i comuni per predisporre degli studi di fattibilità tecnico-economica, in modo che i comuni lucani potranno essere pronti per partecipare al grande bando nazionale finanziato dal PNRR per la costituzione e la gestione delle comunità energetiche, che sono proprio un nuovo modo di produrre e di scambiare l'energia. Passi in avanti anche sul percorso del bonus gas per i non metanizzati. Di queste ore la saturazione del primo bando per i cosiddetti non metanizzati, più di 6.000 lucani, quindi famiglie lucane, hanno prenotato i primi 40 milioni di euro, più di 200 imprese e installatori sono messi in movimento, naturalmente con la nuova annualità 24 ci saranno altri 40 milioni di euro, per dire che c'è un fermento importante. E cambiamo argomento. Coldiretti Puglia dice no ai cibi in provette, diffonde i dati di un sondaggio rivolto ai pugliesi. Il 94% preferisce mangiare solo cibo naturale. Il 94% dei pugliesi dice no ai cibi in provetta, coltivati in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. E quanto emerso dal sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell'avvio alla Camera dell'esame del disegno di legge del Governo, già approvato con modifiche dal Senato, che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali. Il 74% dei pugliesi, come si legge dal sondaggio, preferisce mangiare solo cibo naturale, coltivato e allevato in campo. E stalle. Il 13% manifesta consistenti dubbi sul fatto che siano sicuri per la salute, mentre il 7% dei pugliesi lo boccia, poiché il cibo sintetico sfrutta comunque le cellule animali. Il disegno di legge del governo è arrivato in risposta alla grande mobilitazione della Coldiretti, che ha portato alla raccolta di oltre 2 milioni di firme a sostegno del provvedimento con oltre 2.000 comuni. Per il tipo di processo e per gli ingredienti utilizzati vanno applicate le procedure autorizzative previste per i medicinali, che necessitano di prove sperimentali di almeno 10 anni, ha affermato la Coldiretti Puglia, considerato che dalle allergie ai tumori sono 53 i pericoli potenziali per la salute legati ai cibi prodotti in laboratorio, individuati nel documento delle due autorità mondiali. E per questo un'eventuale richiesta di autorizzazione alla commercializzazione che dovesse pervenire all'Unione Europea non potrebbe essere valutata con le procedure ordinarie dei Novel Food. La sanità ritorna anche quest'anno a Bari, la carovana del Preventur, l'iniziativa itinerante che porta la prevenzione sanitaria ai cittadini direttamente nelle piazze. Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici. È l'obiettivo del Preventur, l'iniziativa itinerante che porta la prevenzione sanitaria ai cittadini direttamente nelle piazze. Giunto alla quinta edizione, l'iniziativa è organizzata dall'Associazione Europa Solidale Onlus, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Federazione Nutrizionisti Professionisti Italiani. Nella centralissima piazza Ferrarese a Bari, per tutta la giornata, è stato allestito il villaggio della prevenzione sanitaria. Una confortevole tendopoli presso cui i cittadini ricevono materiale informativo e sono sottoposti gratuitamente a controlli sanitari. Effettuati esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, ma anche visite di otorinolaringoiatri e consulenze pneumologiche. I volontari della Croce Rossa Italiana, oltre ad effettuare misurazione della glicemia e controlli della pressione arteriosa, curano anche dimostrazioni di manovre salvavita, utili in occasione di incidenti domestici e stradali. Siamo partiti dal 2017 con alcune specialistiche e siamo arrivati in quasi tutte le piazze della Puglia, della Basilicata e della Calabria per portare la prevenzione, portando appunto gratuitamente delle visite fatte da degli specialisti anche degli ospedali. La prevenzione è molto importante, come sappiamo purtroppo non può essere eseguita molto facilmente all'interno di strutture ospedaliere, perché ci sono delle liste d'attesa molto molto lunghe. Stiamo facendo dei controlli in ambito patologie uditive
in particolare patologie da rumore. Spesso questa cosa non viene vista in modo cogente, nel senso che non viene avvertita dal paziente, perché può verificarsi una perdita progressiva e inapparente che nel tempo però determina problemi anche seri alla capacità uditiva. Il nostro è uno screening, un controllo che si rivolge alla popolazione generale nel tentativo di individuare e precocemente trattare questo tipo di patologie. Truffe agli anziani, al via l'iniziativa Truffe non lasciarti raggirare di Will Pensionati Puglia. Una settimana dedicata interamente alla tutela degli anziani si comincia lunedì 13 da Lecce. È una delle piaghe dei nostri tempi. Le truffe agli anziani sono un problema sempre più diffuso sul nostro territorio. Per questo motivo la UIL Pensionati Puglia e l'INPS hanno organizzato una settimana dedicata interamente alla tutela degli anziani, con un appuntamento quotidiano in ognuno dei 6 capoluoghi di provincia della Regione Puglia. Si comincia lunedì 13 da Lecce, per poi passare a Brindisi, Foggia, Taranto e infine doppio impegno venerdì 17, prima a Combari e poi con l'appuntamento conclusivo di Barletta. Ai singoli incontri parteciperanno sindaci, assessori, ma anche questori, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, insieme a dirigenti dell'INPS, psicologi, avvocati e naturalmente i rappresentanti della UIL Puglia. Statisticamente questi eventi aumentano soprattutto nel periodo estivo, dato che le città si svuotano, i figli e i parenti delle persone anziane sono fuori per le vacanze e di conseguenza restano sole. Ma allentare la guardia solo perché siamo in autunno non è corretto. L'obiettivo è educare gli anziani a riconoscere i pericoli. I malfattori sanno come e dove colpire, quindi abbiamo ritenuto opportuno rilanciare questa iniziativa, che noi abbiamo sempre campagna informativa soprattutto di prevenzione, perché abbiamo notato che gli anziani sono smarriti davanti a questi casi di truffe, perché i malfattori sono sempre più scaltri, aumentano anche le truffe digitali via SMS, addirittura si fingono finti impiegati funzionari dell'INPS. Sapete bene che ovviamente che per i nostri pensieri l'INPS diventa un'istituzione importante, un ente importante con cui comunicare. Gli incontri saranno appunto di formazione e di informazione. Infatti poi distribuiremo anche questa, non so se riuscite a vederla, questa mini guida. E ci spostiamo a Foggia. Lo storico edificio del Conventino nel centro di Foggia ospiterà alloggi per gli studenti universitari. Il MIUR accetta il progetto di riqualificazione presentato dall'università. L'ex conventino di Foggia diventerà una residenza per alloggi universitari. Il progetto presentato dall'Università degli Studi di Foggia rientra nella lista pubblicata dal MIUR, che accredita in via preliminare 41 nuovi immobili in Puglia destinati ad ospitare 4.643 posti per gli studenti universitari. 64 alloggi saranno disponibili nello storico e centralissimo complesso del Conventino, ora dell'ASP, Istituto dell'Addolorata. È stata una concertazione con l'Università di Foggia che da subito ha accolto la nostra proposta, la nostra istanza. Il Rettore Limone si attivò immediatamente per predisporre il progetto e per firmare la convenzione. L'attuale Rettore Lomuzio, nonostante non l'abbia ancora incontrato, so per certo che l'ha voluta fortemente e l'ha perseguita e l'ha portata poi alla meta. Un tempo collegio retto dalle suore, poi dimora per migranti e mensa della Caritas per i poveri, il Conventino si avvia ad un ritorno alle origini, sito di istruzione e servizio formativo. La mission dell'ASP Addolorata, che è proprietaria del Conventino, è quella dell'erogazione di servizi di istruzione. Quindi abbiamo rispettato lo statuto dell'ASP, che tanto tempo fa era adibita anche a collegio per le ragazze che non avevano la possibilità di studiare, quindi le suore le accoglievano. Abbiamo quindi restituito, diciamo, la mission del Conventino e speriamo che questa operazione possa riqualificare anche il quartiere. Cioè, la presenza di ragazzi porta per natura, per struttura, porta vitalità, porta gioia, porta freschezza, porta movimento, e noi speriamo che questa cosa serva a rivalutare anche tutto il centro. E rimaniamo a Foggia. Ho chiesto un incontro urgente al vice ministro ai trasporti Galeazzo Bignami per fare il punto sulla situazione dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia e quanto afferma la senatrice Anna Maria Fallucchi, che interviene dopo l'allarme lanciato dal comitato Vola Lisa a seguito della cancellazione dei voli dallo scalo foggiano verso Milano Malpensa e Torino, che di fatto dimezzano i collegamenti nei mesi invernali. Sono anni che i cittadini chiedono che il Lisa, uno scalo che di fatto serve 3 regioni, diventi un aeroporto strutturato
fatto, afferma la senatrice, e rimarca: solo poche settimane fa il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha annunciato che dopo aver restituito a Foggia il suo aeroporto, l'obiettivo non è fare le cose di fretta, ma lo farà crescere con calma. Le infrastrutture, conclude la senatrice, sono un volano per la crescita economica di un territorio. Credo che ormai possiamo ritenere che ad alcuni politici del territorio non interessi che Foggia possa avere reali opportunità di sviluppo. E il ministro Raffaele Fitto, il sottosegretario Marcello Gemmato e il direttore Vito Montanaro sono stati insigniti del Caduceo d'Oro 2023 nella cerimonia tenuta nel Salone San Nicola del Palazzo della Camera di Commercio di Bari. Vediamo. Il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Marcello Gemmato sono stati insigniti del Caduceo d'Oro 2023, riconoscimento assegnato dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andrea Trani. La cerimonia di consegna si è tenuta nel Salone San Nicola del Palazzo della Camera di Commercio di Bari e ha visto anche la premiazione di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia. L'evento ha rappresentato l'occasione per discutere del PNRR e il rilancio della sanità italiana, oltre che delle nuove opportunità per la professione e per la farmacia. È un'occasione per valorizzare il lavoro che si sta facendo ed è anche un riconoscimento importante e positivo che, come tutti i premi, secondo me non va visto come un punto di soddisfazione ma come uno stimolo per proseguire un determinato impegno. Il PNRR ha delle missioni specifiche che non riguardano la spesa corrente intesa come assunzioni. Dobbiamo cercare di mettere in campo un meccanismo che sia collegato agli investimenti e che nella riprogrammazione delle risorse nell'ambito sanitario possa dare le risposte. Della buona sanità fanno parte i farmacisti. Durante il Covid abbiamo visto che i farmacisti e le farmacie hanno sopperito a una serie di criticità durante la gestione della pandemia da coronavirus, rimanendo aperte e dando la rappresentazione di un anello importante del sistema sanitario nazionale. Oggi si premiano anche persone che si sono evidenziate durante il periodo Covid e si attribuiscono dei premi a chi evidentemente è vicino al mondo della farmacia. In questa finanziaria sono stati aggiunti 5,6 miliardi in più al Fondo Sanitario Nazionale. Di questi 2,4 miliardi di euro per sostanzialmente il rinnovo dei contratti dell'area medica e per i professionisti sanitari. La Susan Komen Italia Basilicata, l'associazione che si occupa di organizzare iniziative per sensibilizzare alla prevenzione contro i tumori del seno, ha premiato le vetrine in rosa, il concorso rivolto alle attività commerciali della città di Matera. Per l'occasione è stato tracciato il bilancio della Race for the Cure 2023. La premiazione delle vetrine in rosa arriva a valle di una esperienza come quella della Race for the Cure, che ha espresso quest'anno veramente dei numeri eccezionali. È stata l'occasione per consuntivare l'edizione 2023 della Race for the Cure, che si è corsa effettivamente a Matera il 1° di ottobre, ma in realtà ha avuto un'onda lunga su tutto il mese di ottobre, che è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori del seno. E durante tutto il mese di ottobre in tantissimi comuni della Basilicata si sono sviluppate una serie di iniziative, di passeggiate piuttosto che eventi, che hanno portato il messaggio di Komen Italia in un'onda lunga che si è diffusa davvero in tutta la regione, nelle due province di Matera ma anche di Potenza. E questo è stato il significato più bello, diciamo, della Race di quest'anno, perché abbiamo potuto raccogliere davvero una partecipazione corale di tutta la regione, con la spontanea partecipazione anche di comuni che negli anni precedenti non si erano ancora avvicinati al nostro messaggio. Quindi possiamo oggi, in occasione della premiazione delle vetrine in rosa, chiudere un bilancio di oltre 5.500 iscritti alla Race for the Cure, che è un grandissimo risultato considerando che a monte avevamo un obiettivo di 4.000 iscritti. Tutto il mese di ottobre è stato impegnato da parte dei comuni della regione Basilicata in iniziative in favore di Komen. Ma non solo si sono limitate alla passeggiata o al singolo evento, ma hanno fatto proprio dei piccoli eventi, delle piccole race, e anche le attività commerciali si sono decorate di rosa in favore di Komen, e tante altre associazioni hanno aderito per essere più numerosi e più corposi in quelli che poi erano, diciamo, i partecipanti.
40 le attività commerciali su Matera che hanno partecipato al concorso quest'anno, l'anno scorso erano meno della metà, tante le vetrine che si sono tinte di rosa anche sulla restante parte del territorio della Basilicata. C'è un podio oppure avete deciso di dare un ex aequo a tutti? Abbiamo deciso di premiare le realtà che hanno espresso da un punto di vista creativo, da un punto di vista di impegno anche nel supporto alle iniziative della Race for the Cure, hanno espresso delle eccellenze. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, ma abbiamo scelto simbolicamente 10 vincitori, tutti ex aequo, che per motivazioni differenti o per nuove categorie piuttosto che per originalità della vetrina o per il messaggio che si è voluto lanciare proprio con la creatività, hanno colpito e sono state prescelte dai membri della giuria di questo premio. La Puglia incontra il Texas in un piatto che sfida la tradizione. In un locale di Conversano nasce la Tiella Barbecue. Vediamo. Da una parte il timballo della domenica, quello della nonna, cotto nella inimitabile teglia di terracotta. Dall'altra uno dei piatti di American Barbecue più famosi e amati, il brisket. L'idea nasce da un locale di Conversano, famoso per aver unito i piatti tipici dell'American Barbecue a ingredienti e ricette tipiche pugliesi. Così nasce la Tiella Barbecue, uno strato di passata di pomodoro, uno di orecchiette rigorosamente fatte a mano, una di brisket, punta di petto di manzo USA, cotta lentamente per 12 ore, affumicata naturalmente con legna di ciliegio, uno di scamorze e ancora orecchiette, per finire abbondante sugo e parmigiano e poi via in forno. Anzi no, questa prelibatezza viene cotta infatti per circa 20 minuti nei cosiddetti smoker a 180 gradi, prima di servirla a una burrata speciale con all'interno basilico e peperoncino, per conferire così un sentore affumicato. L'idea è nata per gioco, ciò che abbiamo cercato di fare è amplificare ancora di più i sapori di una tiella di orecchiette senza snaturare la ricetta in sé per sé. Abbiamo cercato di dare un sentore di fumo, in questo caso il fumo dato dalla legna di ciliegio al sugo, e abbiamo integrato orecchiette e sugo con un brisket americano. Il brisket, che è il piatto per eccellenza del barbecue made in USA, ed è una punta di petto di manzo di un bovino adulto affumicata per 12 ore. A dare freschezza al piatto abbiamo pensato di mettere a fine cottura una burratina personalizzata, infatti una burratina di basilico e cipotle, che è un peperoncino messicano da un sentore unico. Il connubio tra Stati Uniti e Puglia nasce dall'idea di uno dei soci fondatori, Francesco Di Vagno, nato a Long Island da padre conversanese e madre americana, e da quando ha trasformato la sua passione per la cucina in lavoro ha deciso di unire le sue tradizioni per creare piatti unici. A Ruvo di Puglia la 18ª edizione della Sagra del Cardoncello fa il pieno di visitatori, nonostante un po' di pioggia. Dopo la serata di ieri, tanti gli eventi anche questa mattina. Vediamo. Cardoncello on the road a Ruvo di Puglia è la festa del fungo cardoncello, giunta alla sua 18ª edizione. Degustazioni, stand enogastronomici, musica, cultura, mostre e tanto altro. Sentiamo le voci dei protagonisti. È stato, diciamo, un primo giorno sold out su tutto l'apparato organizzativo e dal punto di vista enogastronomico, ma soprattutto anche per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, le eccellenze culturali della città. I numeri sono stratosferici, diciamo che oltre 120 camper sono arrivati a Ruvo di Puglia. Questa era un'iniziativa consolidata nel tempo, siamo a 18 anni, è diventata maggiorenne, ogni anno ci siamo migliorati e quindi adesso stiamo mirando sempre di più alla qualità. Siamo qui oggi a Ruvo, terza tappa del Cardoncello The Road, proseguirà prossimamente a Gravina e a Poggiorsini. Ringrazio la Poloco
Luco e in particolare il presidente Laucello dell'Umpli Pro Luco Puglia per l'organizzazione che ha messo in campo. Noi stiamo come parco lavorando non solo a promuovere il turismo sostenibile ma anche il turismo enogastronomico. Un grande successo, grande affluenza da tante parti d'Italia, anche da fuori Europa addirittura in alcuni casi. Partecipazione, anche il tipo di eventi che ruotano attorno alla sagra, il fatto che siano aperti tutti i monumenti cittadini, tutti gli attrattori culturali. E certamente un'occasione per celebrare Cardoncello, per celebrare le nostre tradizioni enogastronomiche, ma allo stesso tempo scoprire sempre di più la nostra città d'arte. Ci spostiamo in Basilicata, ieri a Garaguso la festa della transumanza, un antico rito che diventa attrattore turistico. Esplorare la transumanza, tradizioni, suggestioni e cultura a Garaguso sabato 11 novembre, un'intera giornata dedicata a questa millenaria pratica che ha segnato la pastorizia mediterranea. Promossa dalla Direzione Regionale per le Politiche Agricole della Basilicata, l'iniziativa si è posta all'obiettivo di riscoprire la vita dei pastori di un tempo e il ruolo dei trattori nell'economia rurale, elementi che oggi stanno diventando attrattori turistici in un mondo dominato dalla tecnologia. Gli eventi hanno previsto l'arrivo di una gregge di 150 ovini, partito due giorni prima dalle montagne di Pietrapertosa, l'apertura degli stand gastronomici con la degustazione di prodotti locali e laboratori didattici. È una rievocazione dell'attività, è una testimonianza importante e oggi abbiamo voluto onorare insomma, questa manifestazione e siamo qua a testimoniare appunto questa pratica. Ribadiremo e cercheremo di valorizzare non solo questo evento, ma per l'intero territorio la valorizzazione dei trattori, non solo comunali e quelli regionali, che può essere una grande opportunità. Nel pomeriggio il convegno lungo i trattori di Garaguso ha approfondito il tema. L'allevamento della Basilicata va bene, ma con grandi criticità. La Regione Basilicata e l'ARA sono al fianco degli allevatori per offrire tutti i migliori servizi a disposizione. Siamo sicuri che nei prossimi anni riusciremo a garantire ancora più servizi e magari con un contratto triennale, quindi dando più garanzie agli allevatori. Nel giorno della festa della transumanza, alcuni imprenditori del territorio hanno colto l'occasione per vestire il tema dell'accoglienza ospiti con un menù a base di prodotti locali, come nel caso di quanto organizzato nello storico Palazzo Moles nel centro cittadino. A Pomarico nel Materano, un fine settimana dedicato ad Antonio Vivaldi, compositore veneziano di origini anche lucane. Vediamo com'è andata. Un weekend di musica a Pomarico nel nome di Antonio Vivaldi. A rendere omaggio all'illustre compositore, l'Orchestra Sinfonica di Matera, in sinergia con il Festival Duni e il Comune, con l'obiettivo di esplorare e diffondere il patrimonio musicale di Vivaldi, avvicinandolo al grande pubblico e sottolineando le origini lucane del compositore tramite la madre, originaria proprio di Pomarico. Primo appuntamento sabato 11 novembre nel Palazzo Marchesale Donna Perna, un viaggio tra le opere vivaldiane spaziando dai concerti alle aree operistiche. Stasera abbiamo fatto un programma vivaldiano, tutto incentrato su Vivaldi, aree sacre, aree profane, concerti, con l'Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal maestro Francesco D'Orazio. È stato un programma veramente meraviglioso, vi invito a seguirci domani a Matera all'Auditorium Gervasio. È stato un bel concerto con la voce di Niccolò Balducci, che è un cantante straordinario che unisce a una voce bellissima, una grande sensibilità musicale e un senso ritmico magnifico. È una gioia sentirlo cantare. I musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Matera sono estremamente duttili, per cui sono passati dalla settimana scorsa a fare un programma Strauss, quindi un programma tardo romantico, a suonare come un'orchestra barocca per questo Vivaldi. Insomma, abbiamo fatto un lavoro magnifico.
Nella mattina di domenica 12 novembre, sempre all'interno delle sale del Palazzo Marchesale di Pomarico, la giornata di studi Eseguire Vivaldi Oggi, realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi e la Fondazione Cini di Venezia, con il coinvolgimento di esperti e musicologi di rilievo internazionale. Al centro del dibattito, la rilevanza contemporanea dell'opera di Vivaldi. Noi cogliamo questa occasione invitando dei grandi esperti, sia musicisti di fama internazionale, sia musicologi, a parlare della loro esperienza con Vivaldi e vedere come si può rendere al meglio Vivaldi oggi. Vivaldi è sicuramente tra i compositori al mondo più eseguiti e più conosciuti. Se pensiamo che meno di 100 anni fa era quasi completamente sconosciuto, è un caso unico nella storia della musica. La caratteristica, credo, di Vivaldi rispetto anche ad altri compositori è la possibilità di arrivare a pubblici eterogenei. E questa era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.